Signore sia lodato. Signore, noi ti ringraziamo perché in quest'ora possiamo rivolgerci a te, ti ringraziamo perché nel tuo grande amore tu ci ascolti, ti ringraziamo perché possiamo adorarti in spirito e verità e fa che stamane ancora una volta possiamo giubilare all'ombra delle tue ali. Ti preghiamo, guidaci in questo culto per la virtù del tuo spirito. Ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. E rivolgiamoci alla parola di Dio e leggiamo il Salmo 27. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? L'Eterno è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici m'hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi han vacillato e son caduti. Quando anche un esercito s'accampasse contro me, il mio cuore non avrebbe paura. Quando anche la guerra si levasse contro me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto all'Eterno, e quella ricerco, che io dimori nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per mirare la bellezza dell'Eterno e meditare nel suo tempio, poiché egli mi nasconderà nella sua tenda nel giorno dell'avversità, m'occulterà nel luogo più segreto del suo padiglione, mi leverà in alto sopra una roccia. Già fin d'ora il mio capo si eleva sui miei nemici che m'attorniano. Io offrirò nel suo padiglione sacrifici con giubilo, io canterò e salmeggerò all'Eterno. O Eterno, ascolta la mia voce, io ti invoco. Abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia. Io cerco la tua faccia, o Eterno. Non mi nascondere il tuo volto, non rigettare con ira il tuo servitore. Tu sei stato il mio aiuto, non mi lasciare, non mi abbandonare, o Dio della mia salvezza. Quando mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, pure l'Eterno mi accoglierà. O Eterno, insegnami la tua via e guidami per un sentiero diritto a cagione dei miei nemici, non darmi in balia dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che respira violenza. Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà dell'Eterno sulla terra dei viventi. Spera nell'Eterno, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi. Sì, spera nell'Eterno. Spera nell'Eterno, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi. Sì, spera nell'Eterno. Benedica il Signore la lettura della sua parola ai cuori nostri. Inno 208. Oh.
Leggiamo nell'Epistola agli Ebrei. Epistola agli Ebrei, capitolo 1, dal versetto 1. Il Dio, dopo avere molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliuolo, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato il mondo, il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi, diventato così di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha eredato è più eccellente del loro. Fin qui la lettura del nostro testo. E ci soffermeremo proprio sull'apertura dell'Epistola. Il Dio, dopo avere molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo. E va fatta subito una precisazione prima di andare avanti. Una lettura frettolosa, superficiale di questo versetto, e la lettura della Bibbia non dovrebbe mai essere né frettolosa né superficiale, ma una lettura di questo genere in qualcuno ha fatto sorgere un'idea che è molto pericolosa ed errata, quasi che i Vangeli, cioè quei libri della Bibbia che parlano di Gesù, o meglio del ministerio terreno di Gesù, siano in una misura più ispirati dello Spirito Santo dei libri dell'Antico Testamento. In molte maniere Dio ha parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, ma oggi ha parlato a noi per mezzo del suo figliolo. Quindi i Vangeli, quindi il Nuovo Testamento, è, come dire, più ispirato, è più importante, è più fondamentale dell'Antico Testamento. Ora, la Bibbia è ispirata parola per parola dal primo libro all'ultimo libro, dalla Genesi all'Apocalisse. Amen? Allora non dobbiamo confondere l'ispirazione della verbale, si dice, cioè l'ispirazione di ogni parola della Bibbia, con la completezza della rivelazione. Qui lo Spirito Santo ci sta insegnando che la Bibbia è tutta ispirata dallo Spirito Santo, ma che Dio si è rivelato gradatamente dall'Antico al Nuovo Testamento, e questa rivelazione è completa nel suo figliolo Gesù. Perché l'Antico Testamento ci addita Cristo, il Nuovo Testamento ci presenta Cristo. Amen. E questo dovevo dirlo, perché, ripeto, alle volte questi versetti possono far sorgere delle insane idee riguardo la parola di Dio. Ma andiamo al dunque. Ebbene, avete fatto caso, sorelle e fratelli? In questi versetti si parla innanzitutto di un grande privilegio che abbiamo noi credenti che siamo nati, che viviamo dopo la venuta di Gesù. Solitamente si pensa che è il privilegio di Abramo che vide Dio, il privilegio di Mosè che salì sul monte, il privilegio di Isaia che vide la visione di Dio seduto sul suo alto trono, sono dei privilegi che, come dire, noi non nemmeno ci sogniamo. Invece il passo che abbiamo letto dice esattamente il contrario. Dice che Dio parlò ai padri per mezzo dei profeti, ma in questi ultimi giorni ha parlato a noi, che non siamo Abramo, che non siamo Mosè, che non siamo Isaia, ma Dio ha parlato a noi per mezzo del suo figliolo Gesù. Dunque, noi abbiamo un grande e incommensurabile privilegio rispetto ai padri stessi dell'Antico Testamento. Dunque tu e Dio, rispetto ad Abramo, abbiamo in questo senso qualcosa di più. Io e te rispetto a Mosè, tenetevi forte sui banchi, ma è scritto nella Bibbia, io e te rispetto a Mosè abbiamo un privilegio in più, il privilegio
di avere avuto già alle nostre spalle il ministero ed oggi la rivelazione di Cristo Gesù. Eppure, alle volte, rischiamo di non comportarci come si comportò Abramo, come si comportò Mosè, come si comportò Isaia. Eppure questo privilegio dovremmo davvero tanto tenerlo in conto. Voi pensate, Dio apparve in forma umana ad Abramo. Era pomeriggio, era dopo pranzo. Non sappiamo se il patriarca usasse fare la nostra pennica. Fatto sta che stava davanti la sua tenda nell'ora del caldo, è scritto nella Bibbia. Ora, se stesse sonnecchiando non lo so. Certo, insomma, era lì che si riposava e si godeva il fresco, mettiamola così. Ad un tratto vede venire tre uomini verso di lui. Dice la Bibbia che questi uomini erano due angeli che andarono di lì a poco a Lot, da Lot, ma uno era l'apparizione fisica di Dio. Pensate, Dio che in forma umana appare ad Abramo. È scritto nella Bibbia che Mosè salì sul monte. Ed è scritto, lo dice Dio stesso, io non ho mai parlato con nessun uomo come ho fatto con mio servitore Mosè. Gli ho parlato faccia a faccia. Al che Mosè, come dire, godendo della confidenza che aveva con Dio, dice, Signore, io ti voglio vedere. E Dio gli risponde, Mosè, tu non mi puoi vedere come sono. No, io ti voglio vedere, Signore. E allora è scritto che Dio concede a Mosè di vederlo, sempre sotto forma umana, e addirittura di poter vedere le sue spalle. O vedere la sua gloria di spalle, se preferite. Pensate, Mosè ha questo grande privilegio. Giosuè, mentre si alambicca il cervello come fare a buttare giù le mura di Gerico, ad un tratto vede una figura inconsueta. Chi sei tu? E la figura gli risponde, io sono il capo dell'esercito di Dio. E Giosuè si inchina. E l'angelo gli disse, o il capo dell'esercito, e sarebbe un'apparizione del figliuolo di Gesù, insomma, gli dice, togliti i sandali, perché il luogo nel quale tu stai è santo. Pensate, Giosuè vede in forma umana il figliuolo di Dio. Ci rendiamo conto? Eppure noi abbiamo un privilegio più alto. Perché è scritto nella parola di Dio che il figliuolo si è fatto carne. Non ha avuto un quarto d'ora di tempo nel quale è apparso un uomo, ma per 3 anni è vissuto qui in terra con un corpo come il nostro. Ed oggi lo Spirito Santo, per mezzo della parola di Dio, continua a parlarci del figliuolo. Noi abbiamo un privilegio. E se gli uomini dell'Antico Testamento ebbero questa opportunità di guardare Dio in forma umana, noi oggi abbiamo il privilegio di avere con noi ogni attimo della nostra giornata lo Spirito Santo che ci parla di Gesù. Noi abbiamo un privilegio più alto, noi abbiamo un privilegio più sommo, noi abbiamo qualcosa che loro non ebbero, noi abbiamo alle spalle il ministero terreno di Gesù ed abbiamo oggi con noi lo Spirito Santo. Abbiamo un privilegio, dicevo, del quale dobbiamo ben tenere conto. Abbiamo il diritto d'essere chiamati figlioli di Dio. Abbiamo, insomma, con noi colui che allora apparve per un tempo. Noi oggi lo abbiamo con noi dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. Non dobbiamo aspettare che Dio venga sull'ora del caldo alla nostra tenda. Egli è con noi dalla mattina alla sera. Non dobbiamo salire sul monte per vedere Dio, ma ogni qualvolta chiudiamo gli occhi, ci mettiamo in comunione col Signore, lì al lavoro oppure a casa, noi lo sappiamo, siamo già sul monte con il nostro Signore Gesù. È necessario che per un attimo ci fermiamo a casa, è necessario che per un attimo volgiamo il pensiero al Signore, che un canto sgorga dal nostro cuore, che un versetto attraversa la nostra memoria ed eccoci lì, siamo già sul monte con il nostro Signore. Noi abbiamo un privilegio. Amen. Oh Signore, aiutaci a godere di questo privilegio. Aiutaci, oh Signore, a renderci conto di questa meravigliosa gloria. Noi abbiamo il privilegio, non come Giosuè, di dover alambicarci il cervello e aspettare che viene il capo dell'esercito, ma noi abbiamo con noi e in noi colui che è più forte di colui che è nel mondo.
il capo dell'esercito, è vivente nel nostro cuore. Abbiamo un privilegio, perché oggi il Signore ci ha parlato mediante il suo figliuolo e abbiamo la gloria nel nostro cuore, la gloria di Dio. Amen. Abbiamo anche un grande onore. Pensate, nell'Antico Testamento Israele aspettava che venisse Mosè e il popolo riunito aspettava che Mosè dicesse: così ha detto il Signore. E più avanti, negli anni, aspettava che il re Davide dicesse o il profeta dicesse: così dice il Signore. Ed Israele ascoltava, ed Israele non sempre ubbidiva. Ed Israele, se aveva bisogno di conoscere qualcosa, doveva andare dal servitore di Dio. Così che Giosia manda i suoi servitori, i suoi ministri, dalla profetessa Ulda. Ed Ezechia, ammalato, manda i suoi ministri al profeta Isaia. Dio nell'antichità ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Così che quando si voleva conoscere la volontà di Dio, si andava dal profeta, dall'uomo di Dio, da colui che vede, il veggente. Andavano: mi manda il re, vengo per conto mio, dimmi, parlami, cosa vuole il Signore? E il profeta pregava. Geremia in un passo è scritto che prega il Signore, Eliseo addirittura fa suonare un cantore, fa suonare l'arpa, e lì il Signore, mentre lui è in comunione, gli parla e si rivolge ai messi e dice: così dice il Signore. Nell'antichità Dio parlò per mezzo dei profeti, ma in questi ultimi giorni Dio non ci ha mandato degli uomini, ma ci ha mandato il suo figliuolo. Egli ci ha dato un grande onore. Alla porta del nostro cuore non ha picchiato il profeta, alla porta del nostro cuore ha picchiato Gesù. In croce per noi non è morto un profeta, ma è morto Gesù. E quando tu ed io abbiamo bisogno di conoscere la volontà di Dio, non andiamo dal profeta, andiamo a Gesù. Dio non ci ha mandato i servitori, Dio ci ha mandato l'erede. Dio non ci ha mandato i ministri, Dio ci ha mandato il principe. Dio non ci ha mandato il capo dell'esercito semplicemente, egli ci ha mandato il suo figliuolo, l'Eterno degli eserciti. Noi abbiamo un grande onore, sorelle e fratelli. Abbiamo l'onore di avere stamani fra noi non un apostolo, non un pastore o dei pastori o dei profeti, ma abbiamo fra noi il figliuolo. E colui che parla in questo culto è il figliuolo dell'Iddio vivente. Abbiamo un grande onore. Amen. Alleluia. Egli non ci parla più dunque per mezzo dei profeti. Egli ci parla per mezzo del figliuolo. Ma non solo l'onore, consideriamo anche l'autorità. Egli in tempi passati ha parlato per mezzo dei profeti, tanti. Così che Geremia viveva contemporaneamente con Sofonia, con la profetessa Ulda, dicevo poco fa, e così che mentre vi era Zaccaria che profetizzava, vi era anche altri profeti, e mentre viveva Isaia, se non sbaglio, viveva anche qualche altro profeta nel nord, vivevano contemporaneamente. I nostri libri sono uno dietro l'altro, ma spesso alcuni di loro erano contemporanei. Uno profetava per Israele al nord, un altro per Giuda al sud, e Dio ha parlato per mezzo di tanti. Abbiamo 12 profeti minori, 12 libri. Abbiamo pure i profeti cosiddetti maggiori, Isaia, Ezechiele, Geremia, tanti, tanti. Poi anche quelli che non hanno scritto, vi ricordate Gad, il profeta del re, o Natan, il profeta del re, anche lui Davide, tanti. Alcuni hanno scritto dei libri ispirati dallo Spirito Santo, altri no, ma tanti. Ma oggi egli ci ha parlato non per mezzo dei profeti, ma egli oggi ci ha parlato per mezzo del suo figliuolo. È l'autorità suprema. Infatti, se fate caso, non è scritto più nulla. Egli ci ha parlato per mezzo del suo figliuolo, perché Cristo ha l'ultima parola. I profeti uno dopo l'altro hanno detto: verrà il Messia, egli verrà, salverà il suo popolo. È venuto Gesù, egli è morto in croce, non c'è più nulla da dire, la salvezza è perfetta.
autorità suprema. I profeti uno dopo l'altro parlavano di un tempo nel quale i giovani avrebbero avuto delle visioni, i vecchi dei sogni, parlavano di un tempo nel quale Dio avrebbe operato, lo Spirito di Dio si sarebbe, eccetera, eccetera. È venuto il figliuolo e ha detto: voi riceverete potenza dall'alto. Basta, non c'è più nulla da dire. Il popolo di Israele aspettava un Messia, noi non aspettiamo il Messia, noi già l'abbiamo avuto. Noi aspettiamo ora che Gesù ci porti in cielo con Lui per l'eternità. Per mezzo di tanti profeti, ma oggi noi abbiamo il figliuolo, autorità suprema, autorità eccelsa. Israele si arrabattava. E prima Mosè. Dopo Mosè un po' di confusione, volevano i vari giudici. Poi hanno voluto il re. E prima Davide, e dopo Saul, e poi ancora i loro figlioli e così via, prima Saul, poi Davide, e poi Salomone, e Geroboamo, eccetera, eccetera. Tanti. Ma oggi la Chiesa ha solo un capo, che è Gesù. Aspettiamo un altro capo? Aspettiamo un condottiero della Chiesa? Aspettiamo una figura? No. Noi abbiamo già Gesù. È l'ultima parola. Amen. Anni fa ero giovanotto, convertito da poco. C'era un grande culto di risveglio. Ebbene, fu invitato un fratello, un predicatore che veniva dall'estero. E io ero giovanotto, convertito da poco. Ora, figuratevi, capisco poco ora, potete immaginare quando capissi al tempo. E questo predicatore partì in quarta predicando su un passo, credo, del libro degli Atti, e ad un tratto disse, pensate, sono passati più di 20 anni, credo 22 anni, e quella cosa mi rimase qui, disse: io prego Dio che mandi in Italia un uomo di Dio per il quale possa venire su questa nazione un grande risveglio, un servitore che Dio userà per grandi prodigi e miracoli. E io che me ne faccio di un profeta, se ho già la parola che è stata fatta carne? Noi non aspettiamo un grande servitore di Dio, né preghiamo Dio che mandi grandi servitori per un risveglio, perché noi abbiamo il figliuolo di Dio, è Lui l'autorità, è Lui il capo della Chiesa, non abbiamo bisogno di nient'altro, di nessun altro, poiché nel nome di Gesù noi otteniamo risposta dal Padre. Amen. Alleluia. Oh, quante volte, troppe volte, sorelle e fratelli, noi guardiamo agli uomini, troppe volte noi guardiamo agli altri, dimenticando che Cristo è la via recente, è la più breve, è lì dinanzi a noi. E tutti noi abbiamo l'autorità, se preferite, di pregare Dio e dire: oh Padre, nel nome di Gesù io ti chiedo, fammi un figliuolo caro a te, fedele, fervente. Egli ci ha parlato per mezzo dei profeti. Ma oggi abbiamo il suo figliuolo, l'autorità suprema, l'ultima parola in ogni discorso, colui che ha messo il punto, colui che ha chiuso, colui che ha detto: ora basta, tutto quello che doveva essere detto è stato detto, tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto, punto, punto della salvezza. Abbiamo già piena salvezza in Cristo Gesù, non dobbiamo aggiungere più nient'altro. Punto della santificazione, se noi vogliamo in Cristo Gesù abbiamo la vittoria, non c'è più nulla da dire. E se abbiamo bisogno di maggiore vittoria, dobbiamo e possiamo rivolgerci a Gesù. Punto del battesimo nello Spirito Santo. Possiamo chiedere in ogni momento della nostra giornata. Se chiediamo a Dio con tutto il cuore, il Signore ce lo dà. Egli ha parlato, ma ora ha parlato per mezzo del suo figliuolo. Chiuso. Egli ha l'ultima parola in ogni cosa. Egli ha dunque l'ultima parola anche nella nostra vita. Perché preghiamo chiedendo: Signore rivelami, Signore parlami. E spesso il Signore ci parla, come no? Ma se Gesù ti ha detto no, è l'ultima parola. Non cercare di fargli cambiare idea, sarebbe fiato sprecato. Se Gesù ti ha detto sì, non cercare di fargli cambiare idea, è l'ultima parola. Aggrappati alla promessa del Signore, seguilo fedelmente, perché Egli è l'ultima parola di Dio, la parola eterna fatta carne. Amen. E infine, concludo, Dio ha parlato per mezzo dei profeti, lo ha fatto ai padri tanto tempo fa,
ma in questi ultimi giorni, l'attualità, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliuolo. Ora l'ha fatto, ultimamente, dice lo scrittore, lo ha fatto per mezzo del suo figliuolo, ultimamente, noi lo abbiamo visto, e noi vi parliamo di ciò che abbiamo toccato della parola della grazia, ciò che abbiamo visto, di quello vi parliamo, ultimamente, 2000 anni fa. Ultimamente, io vorrei dire qualcosa di più, ultimamente, pochi minuti fa, per mezzo della parola di Dio, lo Spirito Santo ci ha parlato del figliuolo di Dio. Alleluia! Attualità. Sì, Dio parla. Grosso problema. Il nostro secolo ha conosciuto due terribili guerre, forse le più terribili che mai l'umanità ha conosciuto. La prima guerra mondiale, milioni di giovani sono morti al fronte e le nazioni dell'Europa sono state spopolate. La seconda guerra mondiale, altresì milioni e milioni di morti e in particolare 6 milioni di ebrei morti nei forni crematori. Dopo la prima guerra mondiale molte chiese evangeliche furono svuotate, perché molti giovani morirono a fronte e chi ritornò, spesso un buon numero, non volle più rimettere piede in una chiesa. Dopo la seconda guerra mondiale qualcosa di simile accadde, anche se non nella stessa misura, perché l'uomo pensa che Dio debba parlare secondo le proprie cognizioni. E qualcuno disse, quando tuona il cannone, la voce di Dio non c'è più. Eppure questo secolo ha conosciuto, stranamente, ma non è strano, il più grande risveglio forse di tutti i tempi, il movimento pentecostale, perché egli ha parlato per mezzo del suo figliuolo in questi ultimi giorni. Forse ha tuonato il cannone e forse il nostro mondo continua ad essere un mondo davvero ignobile, e lo sarà sempre più, ma la voce del figliuolo di Dio è molto più alta. La voce del figliuolo di Dio è molto più forte. E se è stata più forte del cannone, oggi, in questi nostri giorni, permettetemi, la voce del figliuolo di Dio è molto più pura, sicuramente, è molto più forte, è molto più bella di qualsiasi musica da discoteca, di qualsiasi richiamo di questo mondo. Egli ha parlato per mezzo del suo figliuolo, perché egli è l'Onnipotente. È molto più alta, è molto più dolce del richiamo suadente del denaro, della ricchezza. Sono questi i cannoni dei nostri giorni. E questo è il campo di battaglia dei nostri tempi, sorelle e fratelli. La ricchezza, il piacere, la possibilità di avere tutto sempre e comunque, la possibilità di ottenere quel che si vuole e la superficialità. Le guerre hanno sentito tuonare il cannone. Oggi si sente il suono suadente, ammiccante di tutto questo. Ma se la voce di Cristo in questi ultimi giorni ha parlato, è stata più potente del cannone, oggi è molto più dolce ed è molto più amorevole di qualsiasi richiamo di questo mondo. Lo credete, sì? Egli ci ha parlato in questi ultimi giorni, egli continua a parlare per mezzo della sua parola, grazie all'intervento dello Spirito Santo. Noi non abbiamo soltanto un privilegio rispetto ai padri, abbiamo anche l'onore, perché Cristo ci ha parlato direttamente, non un uomo. Abbiamo l'autorità, perché egli è il capo e non qualsiasi profeta. Abbiamo, sorelle e fratelli, infine, una parola attuale e potente. Continuiamo a parlare di Gesù. Annunciamo il figliuolo di Dio, sapendo che egli in questi ultimi giorni, in questi ultimi momenti, e fin quando egli ritornerà a rapire la Chiesa, egli continuerà a parlare, a salvare, a battezzare nello Spirito Santo, a fortificare e a portare avanti un popolo santo, eletto, fedele, secondo la sua volontà. Gloria a Dio per questo. E gloria al suo figliuolo. E il Padre e il figliuolo e lo Spirito Santo siano benedetti, da ora in eterno. Gloria al Signore. C'è da ringraziare Dio per una parola così, vero? Credo che siamo tutti incoraggiati stamattina. Nessun dubbio si assilli, Gesù è il Signore,
E questo Signore che governa, l'unico Signore che governa, è il nostro Signore. Ringraziamo. Ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo da ora in eterno.